Al via la campagna social estate 2023, la Toscana dei parchi. Fino al 10 settembre le foto dei parchi e delle riserve sui profili social dell'Assemblea Legislativa. Gonfalone d'argento a Paolo Ferragina e Giovanni Manzini, migranti della conoscenza, conferito il più alto riconoscimento del Consiglio regionale ai primi italiani che hanno vinto il premio internazionale Paris Kanellakis Theory and Practice Award. Regione, via libera al rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. Il Consiglio regionale si è espresso a maggioranza con 23 voti favorevoli e 11 contrari. Promuovere nel cuore dell'estate i parchi naturali della Toscana, ricchi di bellezza, biodiversità e storia. È questo il senso della campagna social del Consiglio regionale estate 2023, la Toscana dei parchi, realizzata in collaborazione con Visit Tuscany e presentata a Palazzo del Pegaso alcuni giorni fa. Far conoscere le bellezze naturali della Toscana è sicuramente uno degli obiettivi di questa iniziativa, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. L'obiettivo è far conoscere quanta storia, quanta bellezza, quale biodiversità ci sia nei nostri parchi. La Toscana è terra di arte, terra di storia, è terra di cultura, è una terra che è in grado di far conoscere la propria bellezza attraverso le coste stupende, attraverso le città d'arte, attraverso i borghi più piccoli, ma anche una storia di parchi naturali molto molto importanti. Questi sono luoghi del benessere, sono luoghi ricercati ormai in tutti il mondo. E allora noi abbiamo deciso quest'anno come Assemblea Legislativa, lo scorso anno l'avevamo fatto per i piccoli borghi, quest'anno abbiamo deciso di sostenere, far conoscere quanta bellezza e il valore dei nostri parchi naturali. Voglio ringraziare di cuore per il sostegno tutti i presidenti dei nostri parchi, sia quelli nazionali che quelli regionali, per il lavoro importante che portano avanti. Questa è una stagione da vivere all'insegna della natura e della biodiversità. Quindi a tutti i turisti che vengono in Toscana, venite a visitarli, a conoscerli, venite a vedere e toccare con mano quanta bellezza c'è nei nostri parchi. Ma questo è un messaggio che portiamo ormai avanti da tanto tempo. Vivere un parco vuol dire farlo anche attraverso un cambio di paradigma, rispettando ancora di più quei luoghi, facendoli crescere ma anche facendoli vivere. Non devono rimanere, come dire, come in una cristalleria in cui le persone non si possono avvicinare. Facciamolo rispettando l'ambiente e facendo in modo che questi luoghi siano luoghi che arrivino al cuore di ogni cittadino toscano e di ogni turista che viene a visitare la nostra terra. Una regione, la Toscana, che ha avuto sempre un ruolo importante all'interno del sistema delle aree protette italiane, come ha sottolineato il presidente della Federparchi e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Luca Santini. Questa iniziativa è sicuramente importante anche perché la Toscana svolge un ruolo importante all'interno del sistema delle aree protette italiane. Ci sono tre parchi nazionali, l'arcipelago toscano, le foreste casentinesi e il Tosco Emiliano. Poi ci sono dei parchi regionali importanti come la Maremma, per esempio, e come anche San Rossore, che è stata anche tenuta presidenziale. Abbiamo un parco, un geoparco come quello delle colline metallifere, quindi abbiamo tutti gli ambienti, da quelli montani a quelli costieri, litoranei, e quindi degli ecosistemi davvero importanti che fanno della Toscana una punta di diamante del sistema aree protette italiano. Diciamo che nel panorama del PIL italiano e anche toscano il turismo nelle aree protette ha sempre avuto un ruolo importante. Dopo il Covid, più che un turismo, abbiamo anche dei visitatori giornalieri sempre più numerosi alla ricerca anche di tranquillità e in questo caso anche di refrigerio con le estati che abbiamo. Delle potenzialità dei parchi nello sviluppo turistico della nostra regione ha parlato il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci. Bellezze naturali e anche grandi potenzialità nello sviluppo turistico della nostra regione, perché i parchi sono capaci di diversificare l'offerta
di arte, di paesaggio tipicamente toscana, incrementandola, mettendo insieme anche un'offerta di natura, un'offerta ecologica. È un tipo di turismo estremamente attuale, non solo perché avvicina e sensibilizza le persone a temi importanti come quello della transizione ecologica o dei cambiamenti climatici, che sono aspetti che vengono tipicamente affrontati all'interno dei parchi, ma sono molto importanti perché rappresentano anche un'offerta turistica sociale, perché i parchi sono un luogo abbastanza economico per vivere il mare, per vivere la montagna, e quindi in un momento di difficoltà come questo i parchi svolgono un ruolo e le aree pubbliche svolgono un ruolo essenziale nell'offerta turistica. I parchi ormai da anni non sono più delle riserve dove non si può fare nulla, ma anzi sono dei motori di innovazione anche del rapporto tra produzione culturale e conservazione della natura. Il Parco della Maremma in particolare ormai da un anno e mezzo ha un cartellone importante che cerca di mettere insieme gli aspetti più tipicamente di conservazione, quindi la natura, ma insieme anche a linguaggi culturali, quindi provare a raccontare la natura, provare a raccontare la conservazione con i linguaggi d'arte, con i linguaggi cinematografici, e quindi è una sfida che abbiamo colto e che tutti i parchi colgono, quindi sì, insomma, i parchi sono un importante contenitore di eventi culturali. I parchi si stanno aprendo sempre di più, ha confermato Lorenzo Bani, presidente del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Ma in San Rossore si vive bene, anche perché da quando sono arrivato io ho cercato di aprire il più possibile, perché i parchi non sono degli enclave dove devono essere solo guardati e adorati, devono essere vissuti, perché se si vivono e si condividono si rispettano. Per cui noi abbiamo fatto questa rassegna Vivi Parco, abbiamo portato circa 2500 persone a fare gli eventi all'interno delle varie location nel parco, e stiamo aprendo dei nuovi sentieri, perché questo secondo me è il futuro. Certo, promuovere la Toscana diffusa, e poi è importante, oltre che la Toscana diffusa, che noi stiamo dando veramente un segnale rispetto all'Agenda 2030 e alla legge sulla natura che ha ultimamente approvato il Consiglio europeo. Quindi speranza siamo noi, la prima parola di David Sassoli mi sembra sia giusta. Sentivo prima che il Covid si è creato tanti problemi, ha creato una grande positività, che la gente ha cominciato a scoprire l'ambiente, andando in bicicletta e passeggiando, e questa scoperta dell'ambiente ha portato a frequentare sempre di più i parchi, a frequentare sempre più il verde, e noi abbiamo tantissime persone in bicicletta e a piedi che vengono, quindi non solo turisti, che ora con la ciclovia tirrenica aumenteranno notevolmente, ma anche cittadini, e questo vuol dire anche benessere e qualità della vita, perché col movimento aiuta. È stato conferito alcuni giorni fa il premio Gonfalone d'Argento ai professori ordinari di algoritmi al Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, Paolo Ferragina e Giovanni Manzini, primi italiani a vincere il prestigioso premio internazionale Parikkanellakis Theory and Practice Award. Quello di oggi è un premio a tutta la scuola dell'informatica pisana, al nostro sistema della ricerca, che è fondamentale per vincere le sfide del futuro, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Ma questo è un premio che viene dato alla voglia di crederci, alla voglia di riuscire a migliorare la vita delle persone. Il professor Ferragina, il professor Manzini, con la loro ricerca sono riusciti a trovare le condizioni per aiutare a sequenziare meglio il DNA. Un premio enorme per il nostro territorio, una sorta di premio Nobel dell'informatica che per la prima volta viene dato a degli italiani. E allora ho voluto, come Consiglio regionale, conferire il massimo riconoscimento, il gonfalone d'argento, alla loro capacità di fare ricerca, alla loro capacità di anticipare il futuro. Questo è un premio che non va solo al professor Ferragina e al professor Manzini, ma a tutta la scuola informatica pisana per il grande contributo che ha portato avanti in questi ultimi decenni nella vita di ciascuno di noi. In Toscana abbiamo tra le migliori università che ci sono in Europa e nel mondo, abbiamo docenti che sono sempre sulla frontiera dell'innovazione, abbiamo la voglia e la capacità di guardare con speranza e ottimismo al futuro. Io, come il professor Manzini e il professor Ferragina, ho scelto di venire a vivere in Toscana perché la Toscana è il luogo delle opportunità, perché le nostre università consentono a tutti, anche grazie al sistema del diritto allo
lo studio, di poter studiare e di potercela fare. Questa è una grande differenza tra noi e gli altri, una grande differenza da continuare a valorizzare, perché la Toscana è questo, la Toscana è una terra che sostiene chiunque vuole provare a farcela, la Toscana è una terra che non si volta mai dall'altra parte. Grande emozione e soddisfazione per i due professori, sentiamoli. L'idea è consistita nello sviluppare un algoritmo che consentiva di comprimere, che consente di comprimere i dati, quindi ridurre lo spazio da questi occupato, e però consentire sempre di cercare su questi dati in maniera molto veloce. All'epoca, quando questa idea è stata proposta, non si credeva che ciò fosse possibile, e invece noi abbiamo dimostrato che non solo era possibile, ma poteva essere fatto in maniera molto efficiente. E da questo poi sono susseguite una serie di risultati e di applicazioni che hanno riguardato non soltanto i motori di ricerca, ma soprattutto, ed è questa la motivazione dell'impatto, la genomica, la biologia computazionale, perché oggi queste tecniche vengono utilizzate sia per il sequenziamento del DNA che per la scoperta e l'analisi delle sequenze genomiche alla ricerca di nuove malattie. Soprattutto a Pisa, perché quando abbiamo ottenuto questo risultato eravamo entrambi, io e Giovanni, postdoc e ricercatori all'Università di Pisa. Questo ovviamente è motivo di particolare orgoglio, perché la città di Pisa e la regione Toscana sono chiaramente la terra che ci ha ospitato, in quanto siamo arrivati a Pisa come studenti. Io studente di informatica, Giovanni studente di matematica, io da Catanzaro, lui da Bologna, e quindi chiaramente siamo molto riconoscenti soprattutto per il premio che abbiamo ricevuto, che appunto per noi è motivo di grande orgoglio e che appunto ci fa piacere poter ricevere oggi in regione, e sia testimonianza dell'eccellenza della ricerca che si conduce all'Università di Pisa e in tutta la regione toscana in queste materie che sono all'avanguardia. Sicuramente, anche perché non tanto oggi si parla del fatto che in fondo l'informatica è nata a Pisa, il primo corso di laurea nazionale è stato fondato a Pisa nel 69, e poi anche una cosa che pochi sanno è che il primo dottorato in informatica in Italia è stato creato a Pisa, quindi in un certo senso grazie a questa tradizione noi in fondo abbiamo seguito questa corrente positiva di innovazione, di scienza, e grazie anche a tutto l'ambiente siamo riusciti a arrivare a questo risultato. Ma dunque, questo è un risultato che ha già avuto notevoli sviluppi, nel senso che il nostro contributo è stato usato poi da altri ricercatori. Non appena è stato pubblicato il genoma umano, diversi ricercatori hanno usato il nostro contributo per scrivere dei tool che permettono di cercare all'interno del genoma i geni magari responsabili di certe patologie cose di questo tipo, cioè poter studiare il genoma. Adesso la nuova frontiera è lavorare con il cosiddetto pangenoma, cioè non si lavora più con un singolo genoma di un singolo individuo, ma per la ricerca di malattie rare, ad esempio, si lavora con tantissimi genomi, con migliaia di genomi, e a questo punto il problema diventa ancora più complicato. È ancora più importante avere degli strumenti per la ricerca efficiente in queste grandi collezioni di dati, e il seguito della nostra ricerca sta appunto lavorando sempre in questa direzione per permettere appunto dei risultati ancora più forti, per curare addirittura cercare cure anche per le malattie più rare che si verificano soltanto in pochi individui della popolazione. Sì, per il fatto che i dati continuano a essere sempre prodotti sempre di più, sempre più disponibili, e sono sempre più utili. Ci si è accorto che avere molti dati è importante, permette di arrivare veramente molto in là, però per lavorare con tanti dati bisogna riuscire a gestirli, e la compressione è spesso il primo passo. Ah, sicuramente sì, per me questo premio è importante, perché è il segnale che anch'io sto contribuendo in qualche modo a questa bellissima comunità della Toscana, anch'io ho dato qualcosa, anch'io sto cominciando a restituire un po' di tutte le cose che la comunità toscana mi ha dato in questi anni. Cioè io vivo qui dall'età di 19 anni, mi sono sempre trovato benissimo, penso che sia un posto di persone bravissime, e sono molto contento di poter ridare anch'io qualcosa. Abbiamo bellissime bellezze artistiche, ma non ci fermiamo qui, curiamo molto l'istruzione, e di conseguenza poi siamo in grado anche di produrre novità che ci permettono di andare sempre più verso il futuro in maniera sempre migliore.
È stato approvato negli ultimi giorni del mese di luglio a maggioranza il rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. La proposta di legge ha ricevuto 23 voti favorevoli e 11 contrari. L'atto è stato illustrato in aula dal vicepresidente della Commissione di controllo Andrea Pieroni, che ha spiegato che l'esercizio 2022 chiude con un saldo positivo di 533,95 milioni di euro. Sentiamo le parole di Andrea Pieroni. Ma il rendiconto finanziario per il 2022 testimonia come la gestione finanziaria dell'ente sia una gestione attenta, scrupolosa, che tiene conto anche delle osservazioni e delle sollecitazioni che la stessa Corte dei Conti ha fatto negli esercizi precedenti. Il risultato di amministrazione è un risultato positivo di oltre mezzo miliardo, un risultato che fra l'altro migliora anche le performance degli esercizi precedenti, risultato che testimonia, diciamo, l'equilibrio della spesa, ecco, per intenderci, fra entrate ed uscite relative al 2022 c'è un avanzo appunto di oltre mezzo miliardo di euro. L'altro elemento col quale dobbiamo confrontarci è il disavanzo di amministrazione, un disavanzo che però non significa una gestione fuori controllo, ma è dato dal fatto dei fondi vincolati che vengono dalle somme accantonate per garantire il bilancio della Regione rispetto a spese future. Ma anche qua siamo in forte miglioramento, perché appunto questo disavanzo di amministrazione per il 2022 ammonta a 1 miliardo e 400 milioni di euro, solo 7 anni fa era più del doppio, quindi uno sforzo importante, una gestione attenta che dimostra come le risorse finanziarie della Regione Toscana vengono spese con attenzione e oculatezza. C'è il tema della spesa sanitaria, che ovviamente la vicenda pandemica ha cresciuto. Rispetto a questo, il Fondo Sanitario Nazionale non è adeguato a garantire le prestazioni che oggi sono necessarie, tant'è che nel 2022 la Regione Toscana ha messo dal proprio bilancio 237 milioni di euro a fronte delle maggiori spese della sanità. Ecco. Al netto di questo, credo che possiamo essere soddisfatti di una gestione che sta in equilibrio e che, come trend, migliora le proprie prestazioni. Massimiliano Baldini della Lega ha invece espresso un giudizio negativo per il disavanzo importante della Regione Toscana. Noi abbiamo dato una interpretazione negativa dei quadri dei conti della Regione su questo rendiconto 2022. E lo abbiamo fatto tenendo in considerazione come punto di riferimento i notevoli rilievi avanzati dalla Corte dei Conti, in particolar modo dalla Procura della Corte dei Conti e ovviamente anche dal Collegio che ha recepito i rilievi, partendo da intanto una considerazione di fondo, cioè che sussiste, così dice la Corte, un disavanzo ancora importante che, seppur in parte recuperato, continua a mantenere un peso sui conti della Regione Toscana che è preoccupante e che soprattutto rischia di essere condizione per gli esercizi futuri, per direi le generazioni future. All'interno di questo ragionamento generale va aperto un focus particolare sul tema della sanità, dove i conti portati avanti dalla Regione sono stati fortemente criticati da un punto di vista giuridico, dell'approccio giuridico, della contabilità da parte della Corte dei Conti, tant'è vero che la Regione è corsa un po' ai ripari con degli emendamenti e con degli atti per risistemare un po' lo stesso rendiconto, e promettendo di farlo anche nei successivi atti che riguarderanno i rilievi notevoli fatti dalla Corte, e in particolare ancora per quanto riguarda le società partecipate, dove la Corte ha correttamente richiamato il fatto che la partecipazione da parte dell'ente Regione
come dire, sta all'interno di un provvedimento ormai legislativo, il testo unico, che dà dei vincoli ben precisi, che siamo in una situazione in cui moltissime di queste partecipate, cito fra tutte, visto che all'ordine del giorno anche di questo Consiglio regionale di ieri se ne è discusso, Firenze Fiera, dove abbiamo dei disavanzi importanti, abbiamo delle situazioni in cui si rincorre il tentativo di un ripianamento che spesso non si realizza, che non succede, e dove, altro elemento importante a mio avviso da considerare, dove la Regione, che spesso è socio di maggioranza o comunque socio particolarmente importante, talvolta addirittura in house, non riesce a verificare la situazione, perché spesso gli atti che arrivano fanno riferimento a contabilità precedenti, aggiornate al 2021, magari aggiornate, insomma, non certamente allo stato degli atti come dovrebbe essere, e quindi su questo c'è un altro elemento inquietante che la dice lunga su quello che è il quadro dei conti di questa Regione. Il presidente della Commissione Controllo, Alessandro Capecchi, ha, tra le varie cose, richiamato l'attenzione sul contenzioso. Il giudizio di parifica della Corte dei Conti ha denunciato quello che noi diciamo ormai da molto tempo, e cioè il bilancio, soprattutto nei rapporti con le ASL, quindi in ambito sanitario, non è assolutamente trasparente. È un bilancio, quello della Regione, molto rigido. Siamo tornati addirittura ad oltre 2 miliardi di indebitamento, e quindi cresce il debito in capo alle future generazioni, e soprattutto non si affrontano alcuni nodi strutturali, come per esempio la riorganizzazione del personale. Rimane probabilmente il contenzioso sul personale di supporto ai gruppi consiliari, e poi rimane soprattutto il capitolo delle società partecipate, su cui la Corte dei Conti ha per l'ennesima volta lanciato un allarme, perché la Regione investe tantissimi soldi con una capacità minima delle società partecipate di rendere servizi adeguati alle necessità. E in questo senso ci spaventa molto anche la volontà ribadita dal Presidente Giani in udienza di fronte alla Corte dei Conti di voler proseguire nella costruzione di Toscana Strade, una società per la quale sono già stati accantonati diversi milioni di euro e ancora non è partita. Quindi davvero una situazione molto confusa, per la quale speriamo gli uffici riescano a tenere botta e che non sia di previsione per un aumento delle tasse, perché gli uffici in commissione controllo ci hanno detto che la pressione fiscale in Regione Toscana è ferma dal 2013, e con l'aumento tendenziale delle spese, compresa anche la crisi energetica, probabilmente si renderà necessaria presto una manovra da questo punto di vista. Critico con la modalità di azione della Regione Toscana, Diego Petrucci, sentiamo. Sì, io parto dall'analisi di due atteggiamenti differenti. Uno è quello del Presidente e dell'Assessore Bezzini, che chiedono, con questa cantilena ormai che va avanti da un mese, è venuta anche un po' a noia, più soldi al Governo per la sanità. Dall'altra parte abbiamo un Ministro della Sanità che chiede più soldi al proprio Presidente del Consiglio, 3-4 miliardi di euro in più per il Fondo Sanitario Nazionale, ma dice per fare che cosa? In particolar modo dice Schillaci, anche oggi in un'intervista sul Sole 24 Ore, che per ridurre le liste d'attesa non servono solo più soldi, che tra l'altro ci sono, serve un'organizzazione e soprattutto incentivare i medici a lavorare di più nel servizio sanitario. Come? Pagandoli maggiormente e rendendo strutturali gli straordinari. Cioè Schillaci dice come vuole spendere i soldi. Dall'altra parte abbiamo l'assessore della Regione Toscana che chiedono più soldi senza dire come spenderli. Dopodiché ci dice la Corte dei Conti, è stato oggetto del dibattito di questa mattina, che 50 milioni di euro di soldi del Fondo Sanitario Regionale sono stati spesi in maniera illegittima, tant'è che la maggioranza corre ai ripari e si autoemenda i propri atti oggi per mettere su altre voci di bilancio quei soldi, anzi no, non su altre voci di bilancio, per mettere quei 50 milioni di euro sull'indebitamento e quindi accrescere l'indebitamento. Quindi abbiamo due modelli differenti. Noi diciamo, se le vostre richieste sono puntuali e specifiche, Fratelli d'Italia è anche disposta a sottoscriverle, perché il governo Meloni da questo punto di vista non si tira indietro, dice sempre Schillaci in questa intervista. Che il governo non si tirerà indietro rispetto alle richieste delle regioni, più
purché queste richieste siano motivate e strutturali. Altra questione, le ferie, è un dei medici, è un altro argomento che oggi irrompe sulla stampa nazionale e sui rilievi della Corte dei Conti. Per esempio il sottoscritto ha presentato due interrogazioni all'azienda ospedaliera universitaria Pisana sulle ferie dei medici. Abbiamo sempre avuto la solita risposta pro forma da parte dell'azienda, con una sorta di scaricabarile ormai ricorrente. Oggi vediamo che ci sono medici nell'azienda ospedaliera Pisana che hanno accumulato fino a 300 giorni di ferie, ci sono alcuni medici, uno in particolar modo ha fatto il record, che ha preso di recupero, quindi senza utilizzare le ferie, 110 giorni con un monte ore pari a 110 giorni su un anno. Dopodiché che succede? Si chiudono le sale operatorie per far smaltire le ferie ai medici, perché le ferie sono obbligatorie. Allora mi chiedo, servono più soldi o servono modelli organizzativi migliori? Se si fanno accumulare 300 giorni di ferie a un medico e si fanno fare 110 giorni di recupero, e quindi non di ferie, a un altro medico, e poi per smaltire le ferie si chiudono le sale operatorie fermando anche gli interventi oncologici, servono più soldi o serve spenderli meglio? Questa è la domanda che ci facciamo. Infine il commento di Stefano Scaramelli. Sì, Tel Aviv ha votato a favore, il rendiconto finanziario è l'atto più importante di per sé di tenuta in equilibrio dei conti della Regione Toscana, che dimostra essere in equilibrio finanziario, un atto importante che per noi è anche una vittoria di carattere politico. Abbiamo dimostrato in questi anni che non era necessario aumentare le tasse, che si potevano trovare le risorse, che si potevano determinare equilibri finanziari, nel contempo erogare servizi senza aumentare addizionale IRPEF, senza aumentare bollo, e questa è la dimostrazione concreta che quando poi si chiudono i conti l'equilibrio finanziario si è raggiunto. Per noi una vittoria politica importante che consolida anche la nostra forza e presenza nella maggioranza di questo Consiglio regionale.